Noi diciamo con questo libro che non ci può essere, diciamo, non ci può essere libertà senza sicurezza economica. Una persona non può essere libera se non arriva alla fine del mese. E qui il punto politico della questione salariale. Un mondo che oggi è frammentato, diviso, impaurito, insicuro. Affrontare oggi la questione salariale è esattamente affrontare il nodo politico su cui sia, diciamo, i partiti di centrosinistra, sia le socialdemocrazie, nelle sue espressioni anche negli anni 90, hanno sofferto. Ci dicono sempre che non siamo adattabili, non siamo capaci di, che le aziende non trovano tecnici, a parte appunto aver dismesso tutta la formazione, ma siamo comunque la generazione più formata della storia d'Italia. Gli effetti delle riforme del mercato del lavoro che abbiamo avuto negli ultimi 25 anni hanno abbassato i salari. È una condizione che aggredisce anche i piani alti, o almeno quello che una volta era considerato un piano alto, tipo i giornalisti, i ricercatori universitari, gli insegnanti, gli infermieri, e di conseguenza è un tema urgente che però si fa fatica a portare nel dibattito pubblico. Se noi avessimo un salario minimo di 9 euro lordi, avremmo una distribuzione del reddito dai profitti ai salari di 7 miliardi e mezzo. Questa è la stima dell'INPS, cioè distribuzione primaria, non redistribuzione attraverso il cuneo fiscale. Quindi è una discussione che va resa realmente una discussione generale, una discussione pubblica. L'intervento sul salario minimo è uno degli interventi che si può fare perché diamo più spazio a salari dignitosi, mettendoci in linea anche con altri paesi europei che hanno già pensato ad inserire un salario minimo. Noi siamo tra quelli che non lo hanno fatto e che hanno avuto una depressione salariale importante oltre che una stagnazione salariale. Quindi l'intento è mettere un salario minimo e far sì anche che ci sia un momento in cui si rialzi nei salari, tutti i salari. No? Perché non è che abbassando i salari che si aiutano le imprese a vivere meglio o l'Italia ad avere a farla fuoriuscire dalla situazione di crisi in cui si trova. Sono piccoli interventi, ma non neanche tanto piccoli, che però ci aiutano a far progredire il paese. Questi sono anni di riconsapevolezza, appunto, di una promessa tradita e che le condizioni stanno peggiorando per tutti. Sicuramente non siamo arrivati al punto finale della piena consapevolezza, altrimenti tutte le produzioni sarebbero bloccate, le piazze sarebbero piene di gente che rivendica diritti e condizioni migliori. I diritti sono fondamentali per avere vite dignitose, quindi li dobbiamo andare a chiedere, perché se ce li hanno tolti e stiamo così, per, diciamo, vivere meglio, dobbiamo ricominciare a rivendicarli.